precisione, speriamo che siano all'altezza della situazione. Pochi secondi Stefano, poi si parte, attenzione, ancora qualche attimo, ancora qualche arancio, ancora qualche secondo di attesa, però forse è meglio iniziare così cesserà sicuramente il lancio di arancio. Io schiaccio il cronometro perché si parte con questo derby, con l'Inter che controlla il primo pallone con Dalmà, il Milan attacca subito con Gattuso che stirpa il pallone con Mandini, grande parità per lui oggi, alla grande occasione. Ecco Shevchenko, può dipanare la prima azione, però distribuisce il pallone dove può fare in ossa a recuperare il pallone. Dalmà che lancia molto bene Recoba, il lancio però è lungo e il pallone termina direttamente fuori. Sì, fortunatamente Carlo, perché sia Elvek che Gattuso si erano spinti in avanti e avevano lasciato libera la corsia di destra, quindi una buona palla dell'Inter in profondità, ma fortunatamente perché la zona era scoperta e la palla è scivolata in fallo laterale. Paolo Maldini, fascia di destra, cerca di andare con Mandini, viene fermato con un buon intervento da Ferrari e c'è l'Inter che gioca con tre indietro, recupera la palla Calazze, ecco Kaka Calazze, l'appoggio ancora a Shevchenko. Roque Junior gioca sulla fascia di sinistra in questo inizio, ancora Calazze che la può dare ancora Roque Junior, viene avanti ancora Roque Junior, l'appoggio a Maldini, ecco Cuor di Drago che appoggia sulla fascia destra dove può andare Emil Ruud Serginho, cerca di andare, vai. Può mettere in mezzo il pallone, attenzione, e Gresco mette ottima. In corner. Ottima l'intenzione di Serginho, una palla velenosa in mezzo, Comandini era andato giustamente sul primo palo, si erano divisi bene lo spazio della porta i due giocatori rossoneri, una prima azione ficcante, interessante, con un buon sganciamento di Serginho su quella fascia che deve essere importantissima stasera. Corner per il Milan, fascia di destra, il pallone per Serginho. Gattuso riceve corto, l'appoggio ancora, attenzione Gattuso che appoggia ancora Serginho viene avanti, potrebbe tirare da quella posizione, attenzione, si è andato a infilare in un cul-de-sac e ora vediamo al primo minuto e 40 la rimessa laterale ad opera di Gattuso, attenzione Gattuso che è pronto a metterla, ecco Ringhio che appoggia Shevchenko cerca di andare, attaccato da due avversari, poi lavora bene di spalle, l'ultimo a toccare un giocatore dell'Inter, giusto, rimessa giusto. Laterale che commenti si sente, viene avanti Gattuso, Shevchenko, attenzione, Sheva che appoggia dove lavora Giunti, si infila bene dentro ancora Gattuso e c'è ancora l'Inter che sotto l'aggressione del Milan, un Milan ben motivato, ben grintoso, rimette ancora con le mani, l'appoggio ancora a Giunti mette dentro dove ben chiuso Shevchenko, attenzione ora Blanc, classico giocatore che a me piace tantissimo, e l'Inter dipana una buona manovra difensiva. Ferrari che cerca di lasciare dove Paolo Maldini, cuore di Drago, appoggia ancora Serginho, può andare Emirut, punta ancora, viene avanti ancora, potrebbe tirare, mette in mezzo Comandini, il gol Comandini dopo 2 minuti e 40, e la messa sentenza Comandini, e sentenza Comandini la messa, sentenza Comandini, caro fedele, sentenza Comandini alla 2:40, alla grandissima, il gol dei ragazzi, grande Serginho, è grande. E beh, Serginho, l'avevamo detto, 1-0. Le fasce dovevano essere un punto importante questa sera, è stata protagonista la fascia di sinistra con Serginho, buona la sua penetrazione, buona la sua intuizione, è andato, poteva tirare, però intelligentemente Serginho ha preferito servire Comandini che è stato puntuale all'appuntamento con questo sinistro. Vedete, non facile, non facile, non vediamo facile, l'esultanza, attenzione, di Comandini, non facile questo sinistro, ma è stato bravo e veloce a coordinarsi. 1-0 per i ragazzi. E proprio con Mauro Summa aveva auspicato che Comandini, che viene dal Vicenza, come Rossi segnasse 2 gol soli nel campionato, ma magari ne segnerà anche di più, ma proprio nel derby. Bellissima l'azione di Serginho, eh sì, e Comandini l'ha messa con un grande attenzione. Aveva la possibilità, Carlo, di tirare Serginho, però è stato molto intelligente ad alzare la testa e vedere Comandini solo in centro dell'area. Ancora Emil Ruud, l'appoggio. Emil Ruud, come la libellulina di Biancheberni, lui va simpatico e veloce. Ancora Calazze, no, perde la palla. Dalmà, in avanti Dalmà, l'appoggio. L'appoggio sulla fascia di destra. Ancora tenta l'Inter di venire avanti. 1-0, Comandini dopo 3 minuti di gioco. Recoba, attenzione al tiro. Grande lavoro di Gattuso che recupera. E l'appoggio, 1-0 per i ragazzi. Splendido 1-0, sentenza Comandini, recupera Gresco, l'appoggio a Di Biagio al quarto minuto, 1-0 per i ragazzi, attenzione a Di Biagio, la gira dove può andare avanti Gresco viene avanti, travolto dalla potenza di Ringhio Gattuso, orgoglioso come Raisuli, il signore del Reef, lancio lungo, cerca di andare Shevchenko su Ferrari,
ecco Sheva, ecco cuore di Dra, ecco vento di passioni, viene punta, potrebbe tirare da lì, l'appoggio a Calazze che perde l'attimo, bello l'inserimento di Kaka Calazze, ha perso l'attimo, 1-0 per i ragazzi. Blanc, sorpresa l'Inter dal grande gol connato da Evin Rudd Serginho, che ha depositato Bianche Berni come un palloncino, la Comandini che l'ha messa dall'area, ha penetrato in area, ancora lui Serginho, e va Evin Rudd, e punta, e mette in mezzo il pallone, là ci sono buchi, là ne approfitta il Milan, Ferrari non ha il passo di Serginho e Zanetti non lo aiuta. Ora l'Inter si riorganizza al quinto minuto di gioco. Serginho è andato bene sulla fascia, era l'unico Comandini in mezzo, avrebbe dovuto probabilmente, anzi sicuramente, andare sul primo per chiudere il cross. Intanto c'è l'Inter in avanti, Carlo. Gresco mette in mezzo, attenzione il pallone, Roque Junior, caffè nero bollente, recupera ancora Di Biagio. Quei cross lì dal fondo, 9 su 10 vanno a finire sul primo palo, quindi deve essere intelligente la punta a precipitarsi sul primo palo. Pronto all'appuntamento. Attenzione Di Biagio, tiro di Di Biagio, fuorissimo, bisillabo di felicità. Probabilmente i due allenatori questa settimana devono... rivediamo la posizione di Comandini, posizione dubbia forse da questa ripresa, ma poi il tiro che non ha lasciato scampo, quindi una posizione da rivedere. Rivediamo ancora il tiro di punta collo, come si potrebbe definire. È stato molto bravo, una e l'esultanza, e l'esultanza di Comandini. Sai cosa? Scusami Carlo, questa primo settimana... gol di Comandini in campionato, secondo gol ufficiale dopo la Coppa dei Campioni. Viene avanti ancora Roque Junior che controlla il pallone. Controlla la palla Roque. Ecco il pallone a vibrazione dell'anima Billy. L'appoggio sulla fascia di sinistra. Viene avanti ancora cuore di Drago Maldini, figlio di Cesare Augusto. Ancora cuore di Drago, il Milan deve gestire con intelligenza questa fase della partita. Viene avanti Tommaso Helweg, ecco Tommy. Ecco cuore di Tritolo Puro, mentre cerca di venire avanti ancora Rino Gattuso. Viene disturbato in maniera regolare dal signor Dalmà. Ed è l'Inter che Lura cerca di costruire con un tentativo già fermato dal Milan. Serginho, e là si trema perché cerca di andare Serginho. Attenzione ora Serginho contro Farinós, supera Farinós, supera un altro avversario. Ancora Serginho, potrebbe tirare, ancora supera un altro avversario. Viene, entra dentro in area, bravo Blanc. Classico come lo champagne francese, sì. Blanc. Non ne aveva più Serginho, aveva fatto un'azione travolgente, aveva scattato tre giocatori, poi alla fine si è trovato Blanc, ma era in debito di ossigeno e ha fatto la cosa migliore, cercando di trattenere la palla e guadagnandosi questa rimessa dal laterale. Rimessa laterale, forse corner, forse rimessa, vediamo, ancora rimessa vicino alla bandierina, sempre per i ragazzi. Evin Rudd Serginho sta facendo la differenza, come l'ha fatta nelle ultime domeniche. E qual è la sua posizione, Carlo? È congeniale. Ancora... Fuori gioco di Serginho al 7:50, 1-0 per i ragazzi. Un inizio sicuramente attento. Milan bravo a centrocampo, non ha ancora lasciato spazi agli avanti nerazzurri. E allora vediamo il lancio lungo di Fre. Sebastian Fre, nulla da fare sul tiro che l'ha ingannato di Gianni Sentenza Comandini. Viene avanti ancora il Milan con Calazze. No, la tentativo di Vieri, molto arretrato, è già in piedi Tardelli, l'appoggio ancora di Biagio, Di Biagio viene avanti, ecco Blanc, ecco il classico francese, a Ferrari, l'appoggio sulla fascia di destra, mentre i fumogeni ristagnano su San Siro, attenzione poi un bel intervento ancora di Serginho, l'appoggio a Calazze, viene avanti Kaka Calazze che dà Shevchenko molto arretrato, punta Sheva, se ne va, vediamo, punta e se ne va sulla fascia di sinistra, ancora Sheva, viene avanti, va a mettere in mezzo il pallone, e si guadagna un cornerone Shevchenko, secondo corner per i ragazzi. Sì, sì, va tutta di velocità questa sera. Anche in questo caso Comandini lo volevo sul primo palo, perché da quella posizione è difficile metterla sul secondo, quindi approfittare di questi cross che presumibilmente giungeranno sul primo palo. Attenzione ora al corner di Shevchenko al 9° minuto di gioco. Ecco Sheva, palla dentro, troppo corta, attenzione, ma insidioso. Libera ancora in corner un Inter in difficoltà, Di Biagio, Milan attento, bel Milan fino adesso, però attenzione con gli Epinici, sì. Mancano, siamo al 9° minuto, i ragazzi vincono 1-0, gli Epinici li manderemo al 48esimo e 10 secondi quando la partita finirà al 48esimo, quindi andiamo con i corner, andiamo calmi, cauti, vediamo l'Inter che ora si difende, un altro corner per i ragazzi,
palla dentro, attenzione, cerca di saltare il Milan, non riesce con Calazzi a sfruttare una bella occasione. Ora è Giunti, ma recupera ancora Gresco e c'è il contropiede dell'Inter. Attenzione. Con Vieri, attenzione. Vieri, e c'è il fallo di Elveg, ma punta Zanetti contro Maldini. Bravissimo. Maldini è strepitoso. E c'è la palla che termina in fallo laterale. Sta la munizione, c'è qua la munizione a Elveg. Ci sta la munizione, intelligentemente, antisportivamente forse, aveva fatto questo fallo tattico, ma c'era un... si era sviluppato un contropiede micidiale, poi la velocità di Maldini ha risolto tutto. Elveg è andato, come abbiamo visto, direttamente su, sì, su Vieri, e c'è l'ammunizione a Elveg, ma Maldini è stato strepitoso, il figlio di Cesare Augusto, cuore di drago, a deviare in fallo laterale su Zanetti al decimo minuto. Vediamo se l'Inter saprà riorganizzarsi. Ricordo il risultato, 1-0, grande azione di Serginho, passaggio a Comandini che ha segnato il gol dell'1-0 al terzo minuto di gioco, con il Milan che ora si difende con Gresco che viene avanti. Gresco che appoggia Dalmà, sicuramente fra i migliori nerazzurri in questa fase di campionato, è attaccato da Gattuso che commette fallo. Ricordiamo i diffidati Ambrosini, Coco, Roque Junior, Giunti, Ciamotte, Maldini per il Milan e Blanc, Farinossi e Cirillo per l'Inter. Recoba, attenzione, calcio di punizione, fascia di sinistra, non lontano dalla bandierina del corner, vicino alla panchina, alla gli spogliatoi. Risultato 1-0, undicesimo minuto di gioco, Comandini al terzo su passaggio di Serginho. Vediamo ora il cross, tutto il Milan arretrato, tutta l'Inter avanti, palla morbida e la palla scorre con l'Inter, con Blanc, voleva qualcosa. Sì, sia Maldini, sia Maldini che Roque Junior hanno vediamo cosa hanno fatto, se ha avuto bene, ha visto bene Collina o si è trattato di una spinta, vediamo. E beh, direi che si può andare avanti, viene avanti ancora, ancora una palla dentro, Roque Junior di fretto femorale e poi di testa recupera ancora la palla Evin Rood, viene avanti, l'appoggio ancora a Cesare, al figlio di Cesare Augusto, è Paolo Maldini che cerca di darla, Gattuso si inserisce bene, viene avanti anche lui, attenzione, Shevchenko che appoggia, Comandini riesce a tenere la palla viva, bravo Sentenza, l'appoggio dietro, 1-0 per i ragazzi, ancora Elveg, viene avanti ancora Elveg, non ha compagni liberi, Calazze, Serginho contro Zanetti, ora che va fallo regolare, non si può fermare Serginho questa sera. Esperienza anche di Sergio Claudio, si è appoggiato su Zanetti cercando il fallo, aveva visto che la palla stava per essere vediamo persa. Il calcio di punizione morbido, attenzione, cerca di andare Calazze, colpisce di testa alto Calazze al 12:20 e io sorseggio in questa serata umida, il vento zeffiro delle Maldive ci sta riempendo, ma è umida la serata, calda, è ancora più caldo, abbiamo tolto anche la giacca, non siamo a cena con la regina e quindi possiamo stare in maniche di camicia. 12:40, viene avanti l'Inter con Dalmà, gli morde le caviglie ancora il Milan con Elveg che ferma la grande Gresco, grande lavoro di Tritolo puro Elveg, applausi per lui, applausi per noi, con Roque Junior che controlla la palla, la lavora davanti a Sebastiano Rossi e appoggia a Paolo Maldini, ecco cuore di drago che viene avanti a contro Farinós, l'appoggio Giunti è sublime, vediamo ancora, palla morbida per Sentenza, Comandini che non insegue la palla, no, non insegue perché era voltato nel momento in cui ha visto la palla sui piedi di Giunti e ha tentato lo scatto e poi ha perso il contatto visivo con la palla e non l'ha più vista, una palla, un suggerimento comunque molto interessante in profondità di Giunti. Attenzione ora Dalmat che recupera un pallone dopo un rimpallo, chiude benissimo, vibrazione dell'anima Billy che poi riceve da Gattuso e viene avanti ancora Helveg, non ha compagni liberi, sempre 1-0 per i ragazzi, attenzione ora a Shevchenko che può andare, Sheva va contro Ferrari, è bravo Ferrari a fermarlo, tempo e giusto. Se avesse sbagliato l'entrata Ferrari, Shevchenko si sarebbe presentato in maniera sontuosa davanti alla porta di Fre. Sempre 1-0 per i ragazzi, al terzo minuto Comandini ha segnato, ha portato in vantaggio il Milan, Serginho cerca di andare e va Evin Rood, saluta tutti Evin Rood, attenzione poi ancora lo attacca Zanetti, duello è aspro, cade a terra, l'ultimo a toccare è Serginho, secondo il signor Collina non è d'accordo il giocatore brasiliano, Milan fa bene ad appoggiarsi tutto su di lui, cambia gioco dove però Thomas Elveg controlla il pallone,
e lascia andare la palla. Milan molto attento. Molto attento, Carlo. Un commento velocissimo questi primi 15 minuti, Stefano Nava. Ma il Milan è messo benissimo in campo, tutti gli uomini si stanno muovendo nello stesso schema, nello stesso movimento, con gli stessi tempi, importantissimi soprattutto gli inserimenti dei centrocampisti. Questa sera sono perfetti nell'inserirsi e Sergio Claudio è in vena. Voglio che nel momento in cui ha scartato un paio di avversari giungano cross deliziosi e interessanti per le due punte, che sono lì con la bocca aperta e con la testa calda, pronti ad arrivare all'appuntamento col suo cross. 14:30, anzi 15° minuto, c'è un calcio di punizione per Di Biagio. Attenzione, Di Biagio pronto a mettere, anzi a tirare da una posizione un po' lontano dalla porta. Vediamo, no, preferisce appoggiare dove può andare Farinós. Il tiro di Farinós, la parata sicura di Seba Rossi, che con le sue manoni larghe, calde, ferma il pallone. Importante questa parata perché toglie via quei residui dell'infortunio di settimana scorsa. Era un tiro insidioso, veloce, potente, centrale, pur sempre centrale, però la sua presa è stata sicura, quindi buttiamo via quelle le scorie della settimana scorsa. Lancio lungo, attenzione, a cuore di Drago Maldini, l'appoggio dove può andare Kaká Calazze. Fermata la palla da Farinós, centrodestra, Di Biagio cerca di darla, Vieri, attenzione, Dalmà cambia gioco dove c'è il Milan che chiude bene, Elve controlla il pallone. Poi dovrebbe allontanarlo, non aspettare, Anora Elve molto calmo a Costa Curta, che poi allontana dove può andare Ringhio Gattuso. Ringhio appoggia Giunti molto attento, ancora Ringhio che cerca di darla a Comandini, Shevchenko, attenzione, subito la palla, viene avanti Sheva viene avanti, punta a 5 avversari contro, mette in mezzo il pallone, troppo lungo, ma Comandini riuscirà a raggiungerlo? Vediamo, sì certo, ferma il pallone e c'è forse l'ultimo a toccare. Comandini voleva lui l'ultimo tocco. Ferrari e Comandini, due grandi amici, hanno vinto insieme l'europeo del Under 21. 16-15, 1-0 per i ragazzi. Comandini al terzo, su passaggio di Serginho. Comandini ha colpito di punta interno e ha segnato il gol dell'1-0 con Fré, che non ha potuto nulla, spiazzatissimo il portiere francese. Attenzione ora all'Inter che cerca di organizzarsi, il Milan chiude bene, è un Milan corto e ora viene avanti sulla fascia di sinistra Gresco, Recoba, attenzione, contro Costa Curta, mette in mezzo il pallone, signori, Seba Rossi che aggancia morbido e come un pescatore di mosca cerca di dare il pallone a Shevchenko, si arrabbia con Shevchenko, gli ha detto di guardare meglio e ora viene avanti Luca, che ha sbagliato Shevchenko. Doveva stare più attento, secondo Luca Serafini. No, anche perché dispone di un rilancio molto lungo anche con le mani, quindi gli attaccanti devono stare attentissimi a queste ripartenze velocissime. Farinós che mette in mezzo, posizione regolare per Recoba e c'è il rimessa laterale a opera di Recoba. Palla, no, è rimessa laterale vicino a bandiera del corner. Recoba avrebbe voluto un corner e allora va Gresco, il giocatore slovacco. Vediamo. 1-0 per il Milan, al terzo Comandini su cross di Serginho, rimessa laterale per Gresco. L'Inter sta guadagnando metri in questa fase. Attenzione ora, allontana Ringhio, Gattuso cerca di andare ancora a Farinós e Ringo poi, 2, 3, 4 e 5, Ringhio Gattuso, grande prodezza ma fine a se stessa, ma lo recupera poi molto più attento lì, attenzione al tiro, la parata e poi riesce a recuperare il Milan con Vieri che vorrebbe un rigore per un tocco di Maldini. Lancio lungo ora, attenzione a Sheva punta e viene fermato Vieri su parata non perfetta e tiro di Dalmat, di Rossi, si è andato sul pallone, abbiamo visto cadere sul contatto con Maldini, vediamo poi il replay che cosa dirà. Intanto viene avanti Stefano, controllami il replay, io vado in diretta. Giunti ancora Calazze, Roque Junior controlla la palla, un tiro velenoso, poteva ingannare Rossi, attenzione Calazze che da dentro dove può andare Serginho che tiene il pallone vivo, va sul fondo, mette in mezzo, pallone dentro, attenzione, colpo di testa, gol, Comandini, è il secondo gol di Comandini al 18°, gol, Comandini come Paolo Rossi fedele, è venuto da Vicenza e ha segnato 2 gol, 2-0 per i ragazzi, gol di Comandini, è una soddisfazione anche per Mauro Suma, l'avevi detto, grande cross di Serginho e Comandini mette il secondo, gol, grandissima azione di Serginho, come voleva si dimostrare, come è scritto sui libri del calcio, rivediamo la torsione, scopadea il gol,
a battere 2-0. È lì il posto giusto per l'attaccante, il primo palo, i cross più importanti arrivano in quella posizione, come avevo detto all'inizio della partita. L'appuntamento c'è stato, l'appuntamento importante, Comandini l'ha saputo sfruttare con questa elevazione, con questa capocciata splendida alle spalle di Frey. Splendido Comandini, ma altrettanto bravo cross, Serginho. Cross dalla sinistra e Comandini al 18° minuto segna il gol del 2-0. Viene avanti l'Inter, sempre massima concentrazione. Attenzione. E poi c'è la palla che è finita fuori. Voglio essere anche severo in questa situazione di entusiasmo. Gattuso, quelle cose lì sul calcio d'angolo, anche se è anacronistico, non le deve fare. Poi è venuta l'azione interessante dell'Inter. Attenzione ancora l'Inter in avanti. Attenzione, palla dentro, vai Seba. Vai, alzati. Fallo. E c'è forse fallo su Seba. Vieri e Seba si abbracciano. Rivediamo ancora il cross di Giunti, di Serginho, e il colpo di testa sul secondo palo. Un gol che mi ha ricordato un po', Stefano, il gol segnato da Papin, sempre, o da Panucci nel derby. Da Panucci nel derby. E beh, ma sai, quei colpitori, grandi colpitori di testa, l'appuntamento facile, anticipando l'avversario e andando appunto ad impattare in velocità la palla, è molto molto semplice. Però insomma sono situazioni che i centravanti vogliono procurarsi, e quando hai un crossatore come Serginho è tutto più facile. Finalmente il cross è arrivato e all'appuntamento il ragazzo non ha mancato. Attenzione a Shevchenko, 2-0 per i ragazzi. Punta Andri, mette ancora in mezzo, sentenza Comandini, non arriva. E che sentenza, e che personaggio dell'West, il nostro pistolero là davanti. 21° minuto di gioco, 2-0 per i ragazzi, che tracimano gioco, però sempre molto attenti. La partita è sempre ancora apertissima. Io non userò Epinici, no signori, assolutamente. Adesso me ne sto buono. Viene avanti cuore di Drago Maldini, 2-0. E il Milan ha applicato il solito detto di Maldini: chi è prudente ed ha pazienza contro un nemico che non l'ha sarà vittorioso. Viene avanti ragazzi, ancora Serginho, ancora un buco, viene avanti, punta ancora il tiro, questa volta Blanc lo ferma. Mentre vediamo che la Juventus vince 1-0 con la Fiorentina per il gol di Zizou Zidane. Attenzione ora, Comandini travolge commettendo fallo Zanetti. 21°50, una doppietta importante per il presente, ma soprattutto per il futuro di Comandini, perché allora non è bisogno, Milan non deve andare a cercare ecco, rivediamo. No, assolutamente non mi è sembrato ci fosse il fallo di Maldini su Vieri. Non mi è sembrato ci fosse il fallo di Maldini su Vieri, però poi andremo a vedere. 22° minuto, Comandini 2-0 al terzo e al 18°. Lancio lungo, Shevchenko, ancora Gattuso cerca di recuperare il pallone, Gresco alla meglio, sempre mantenere alta la concentrazione. 2-0 per i ragazzi di Cesare Maldini e di Tassotti. Viene avanti ancora la formazione renazzurra con Zanetti. È stato mortifero il Milan, è stato molto Inter in questi contropiedi che sono stati famosi nella storia dell'Inter da sempre nei derby. Attenzione ora, Vieri, niente da fare, Maldini allontana a Calazzi controlla, l'appoggio a Sheva contro Ferrari ancora Calazzi, Sheva che va, servito alla grande da Calazzi, tiene viva la palla Sheva, punta sulla fascia di sinistra contro Ferrari, vai, viene avanti, mette in mezzo il pallone, attenzione, la palla va free. È un Milan che ha applicato quello che l'Inter ha fatto spesso, cioè questi contropiedi rapidi, e la sentenza là davanti. Sì, due contropiedi splendidi, eseguiti in maniera magistrale, con una squadra che si sta muovendo tutta insieme con grande determinazione. Questa è la forza della squadra in questo momento. Abbiamo visto nell'ultima circostanza, non in questo fallo, Calazza che ha servito Shevchenko sul laterale sinistro e poi lui stesso da centrocampo è andato all'inserimento. Quindi c'è voglia di andare, c'è voglia di porre il timbro su questa partita così importante. Buono l'inserimento, ce l'aspettavamo. Oltre a Shevchenko, i gol suoi sono sempre importanti, ma si aspettano naturalmente gli inserimenti dei centrocampisti che in questo momento stanno arrivando e stanno avvenendo. Viene avanti ancora Serginho a Maldini, Calazze, Comandini, ecco ancora sentenza, sbaglia, cerca di recuperare il pallone massima e recupera con grande animo Spugnandi, tiene la palla viva Maldini, cuore di Drago, punta, viene avanti ragazzi 2-0, Comandini 3, Comandini 18, Serginho fascia di sinistra, mal di testa per l'Inter quando prende la palla Serginho, viene avanti, attenzione, cerca di andare, ancora Maldini che mette in mezzo, ferma la palla Blanc e viene avanti ancora Gresco sbaglia tutto, Giunti viene avanti, attenzione, il fuorigioco Comandini, sì. E c'è un fuorigioco netto di Comandini che viene fermato dal guardialine
al 24esimo e 14, 2-0 per i ragazzi. Milan sempre molto attento. Pensa a Stefano, domenica scorsa erano 5 centrocampisti del Perugia, sembravano 10 contro i 4 del Milan. Cosa? Oggi sono 5 quelli dell'Inter, però adesso il Milan tiene a centrocampo. Attenzione Vieri, Vieri che punta, Roque, Caffenero, Bollente Junior. Ferma l'attacco dell'Inter. Giunti, molto ordinato. Carlo, è lo spirito che conta, è lo spirito che conta, è il modo in cui ci si muove, la voglia che si ha nel muoversi. Poi, se vogliamo, 5 centrocampisti per l'Inter, sulla fascia siamo in superiorità, perché Serginho, saltato Zanetti, non ha più nessuno naturalmente, quindi potrebbe essere un vantaggio, e lo è in questo momento, considerando anche la forma del brasiliano. Attenzione ora, è Ferrari che vince questo duello con Comandini. L'Inter Milan vince 2-0, ricordo, al terzo Comandini e al 18esimo ancora Comandini. Uno di piede, uno di testa, con uno stacco formidabile per un giocatore che potrebbe venire prezioso per il futuro del Milan. Milan che ha acquistato il centravanti. Attenzione ora Vieri che sbaglia tutto e appoggio Gattuso, ferma ancora a Costa Curta che a Elveg. Dicevo importante per il presente e per il futuro. Viene avanti ancora, l'appoggio a Serginho, molto arretrato a Evin Rudd, là la nostra libellulina viene avanti, controlla il pallone, vediamo, cambia ancora il tabellone di San Siro, vediamo se ha pareggiato la Fiorentina o ha raddoppiato la Juventus, vediamo, 2-0, Tudor 2-0 per la Juventus, 25esimo e 30, Calazze, squadra orgogliosa, la Juventus non molla, ma viene avanti il Milan, seguiamo il derby che vede il Milan vincere 2-0, fuori gioco di Shevchenko, Inter che non si è ancora riorganizzata, siamo al 26esimo minuto, massima concentrazione, si è alzato anche Cesare Maldini, grande soddisfazione per lui, ma la partita è lunghissima, eterna, lenta, come olio pesante da una giara. Viene avanti ancora Di Biagio, attenzione, 26esimo minuto, 2-0 per gli splendidi ragazzi di Maldini e di Tassotti, di Gagliani, di Brian, di Berlusconi. Viene avanti ancora il Milan, fascia di sinistra, Gresco mette in mezzo, attenzione, Giunti lavora bene, Shevchenko un varco, va, punta Sheva, viene avanti contro Farinós, anzi contro Simic, punta Blanc, aiutarlo, troppo solo il Milan, appoggia a Comandini che non si intende, e questa volta Comandini deve essere più attento, aveva fatto tutto bene, erano 6-7 contro 2, è cuore di Drago, è bravo a recuperare ancora il figlio di Cesare Augusto, splendido cuore di Drago, acciaio e seta. Attenzione, ora il centrocampo Stefano del Milan rimane là, sì, sarà un Milan più lungo, i ritmi, ma rimane là, non vuole lasciare mettere ai centrocampisti dell'Inter. Lettura perfetta della partita, il Milan ha abbassato i ritmi, sta gestendo un attimo la situazione come fosse giusto anche che sia, anche se quei contropiedi come quelli che attenzione abbiamo avuto ora, con c'è un Shevchenko, contropiede ancora, sì, potrebbero essere sfruttati meno, punta Shevchenko, posizione regolare, punta Comandini solo davanti al portiere e c'è l'ammonizione a Simic. Stava andando solo davanti al portiere, però c'era Ferrari a fianco, poteva essere anche fallo d'espulsione questo. Lì non lo dà perché c'era un giocatore di fianco, ma Comandini andava da solo. Sì, sì, Comandini sì. Andava da solo. Aspettiamo lì il replay. Vediamo ancora, è lì che punta, è lì che va. Forse si è inciampato Comandini, però vediamo. Ma io l'ha toccato il tallone, l'ha toccato il tallone. Vediamo questo calcio di punizione. Sta di fatto che questi contropiedi devono essere sfruttati in maniera migliore. Adesso Comandini l'ha fatto prima. L'aveva sfruttato bene. Bene, prima Shevchenko è stato lento, si era proposto Comandini sul primo tocco, poi ha alzato la testa Shevchenko, non gliel'ha dato, è andato in profondità e Shevchenko poi gliel'ha toccata male, quindi la responsabilità di Shevchenko. Shevchenko più incisivo, Giunti, più veloce, Giunti sulla palla. Giunti punizione, Costa Curta chiede la barriera. Vediamo se Giunti da quella posizione batte Toldo. Vediamo se la metterà ancora sul primo palo, di là. Va, battuta molto brutta, riprende ancora Gattuso, ancora Giunti, attenzione Ferrari, e prende la palla a Costa Curta, dovrebbe tirarla subito lunga. Gattuso un varco, può venire avanti, mette in mezzo il pallone, gran palla, attenzione, gran palla, gran testa e sfiora il palo Serginho. Ma che bravo Gattuso! Che si è tuffato su perfetto lancio di Gattuso, teso come l'arco, teso con una traiettoria che ricorda quella di Robin Hood nella foresta di Sherwood. Meglio di così Gattuso non poteva lavorare con la palla, una palla difficile, al volo di controbalzo ha spedito questo cross invitantissimo al centro. Bravo Rino Gattuso, oltre a essere diligente tatticamente questa sera, ha anche il piede caldo per mettere questi deliziosi cross in centro. Buono l'anticipo di Simic su Comandini, con i ragazzi che vincono 2-0 al 29esimo minuto, Comandini al terzo e Comandini al 18, hanno messo il 2-0, il sigillo a questa partita che è ancora molto lunga. Attenzione ora Simic, è un fallo di Comandini su Simic e viene avanti ora l'Inter, attenzione con Vieri, recuperata la palla da Calazze che commette fallo,
e rimane a terra un giocatore dell'Inter. L'arbitro dice di continuare, avendo già battuto l'Inter il calcio di punizione. Ferrari, era caduto Farinós, attenzione ora Di Biagio, vediamo ancora il tentativo sulla fascia di destra. 2-0 per il Milan, l'appoggio ancora a Farinós, fascia di sinistra, Gresco, lunga manovra perimetrale dell'Inter, attenzione Gresco, c'è un varco per Di Biagio, potrebbe metterla in mezzo, appoggia corto Recoba, mette dentro dove può andare benissimo e meravigliosamente Giunti, che sta lavorando benissimo. Vediamo il contropiede del Milan, ancora Farinós attaccato da Comandini. Ora l'Inter ha preso possesso della metà campo del Milan, viene avanti con Gresco al 30° minuto, l'appoggio ancora a Farinós, fascia di destra dove può andare Zanetti contro Serginho che gioca in difesa, Farinós limite dell'area, l'appoggio ancora a Gresco, manovra perimetrale dell'Inter, potrebbe mettere in mezzo e là Gattuso mette in palo laterale al 30° minuto. Ancora Dalma limite dell'area, cerca un'invenzione il francese, Calazzi è splendido a recuperare il pallone, Giunti, costa curta, Giunti recupera, l'appoggio a Calazzi, vediamo il contropiede, dovrebbe darla, viene avanti Kaká, l'appoggio a Shevchenko, ancora Calazzi, fascia di sinistra, punta contro Blanc, attenzione perché Blanc è bravo, punta e Blanc è bravo, vediamo, attenzione, 2 contro 1, e poi cade a terra Calazzi e controlla la palla Blanc. Dove ha sbagliato Calazzi? Dove ha sbagliato? Ha aspettato, aveva Shevchenko sulla sua destra e non l'ha servito incaponendosi in questo dribbling continuo, poi aveva Serginho vicino a lui per il cross e niente, ha abbassato la testa, non l'ha più alzata e non ha più visto niente, tutto si è annebbiato, però insomma interessante ancora l'iniziativa di Calazzi che sta disputando un grandissimo primo tempo. Da segnalare una cosa, tatticamente è importante che la linea dei centrocampisti stia lì, alta, davanti alla difesa e non scenda, non rinculi in linea con la linea difensiva, permettendo ai centrocampisti avversari di arrivare fino alla difesa senza grossi ostacoli. 31° minuto, Di Biagio cerca di guadagnare metri, attacca, dà un bel pallone al numero 20 Recoba che non è lontano dall'area, grande lavoro di Paolo Maldini, splendido cuore di Drago che detta il passaggio, darla a cuore e il passaggio non è bello, allora Maldini deve fermarsi, poteva darla meglio Comandini, ma recupera la palla Serginho. Ecco Evin Rudd, spettacolare nei due assist a Comandini per i 2-0 del Milan. E Comandini in questo caso ha fatto un grossissimo recupero, bravissimo a rindietreggiare in difesa, a prendere questa palla e poi insomma un po' di stanchezza non è riuscito a seguire. Viene avanti il cuore di Drago Maldini, ecco Acciaio e Seta, detta il pallone, sbaglia Paolo, una palla banale, doveva darla a Shevchenko o a Giunti. Primo errore di cuore di Drago. Attenzione perché si può approfittare di questa linea attenzione difensiva. Attenzione Vieri va da solo e recupera bene Roque Junior, attenzione. E poi lo travolge Vieri, signori, e si arrabbia Vieri. Ma c'è un fallo chiaro, scena isterica di Vieri. Vediamo, lì ha spostato letteralmente il giocatore, commettendo fallo il primo, tenendo per il braccio il giocatore Roque Junior. Proprio si è visto, dopo non c'è stato fallo, ma all'inizio dell'azione ha tentato col braccio sinistro di ostacolare il braccio destro di Roque. Dopo in effetti non aveva fatto fallo, ma all'inizio sì. E quindi vediamo al 33° minuto, lancio lungo di Seba Rossi, mentre controlla la palla il Milan. Qui ancora Billy Costa Curta, attenzione alla palla ora Elvig, fascia di destra, 2-0 per il Milan, Comandini al terzo, Comandini al 18, di piede di testa, servito sempre da Serginho. Ancora Thomas Elveg, perde la palla, la recupera, attenzione, darla via subito, ecco Calazzi, Giunti lavora la palla, l'appoggio a Serginho viene avanti, attenzione, ancora Serginho, punta Serginho ancora, cerca di andarsene, vuole fare tutto da solo, si arrabbia Maldini che lo manda a quel paese, attenzione ora a Vieri, attaccato da Gattuso e c'è un calcio, una munizione anche a Gattuso, dopo Elveg. Gattuso non era fra i giocatori diffidati. Quando siamo al 34° minuto, Milan cerca di tenere la partita a ritmo basso, ecco l'appoggio di Di Biagio che cerca di cucire il gioco nerazzurro, l'appoggio a Gresco, fascia di sinistra, sempre 2-0 per i ragazzi, in splendido contropiede velenoso, ora anche Serginho gioca praticamente sulla fascia
come difensore mentre è successo qualche cosa. Sì, c'è un infortunato, non ce la fa Farinós, non ce la fa, probabilmente problema inguinale, esattamente un indurimento dell'adduttore, una posizione molto delicata. Al 34esimo minuto esce Farinós ed entra Coe, che prende qualche istruzione. Mancano 10 minuti alla fine del primo tempo, 2-0 per i ragazzi. Ricordo il cross da sinistra di Serginho e la deviazione in caduta di Comandini, e il cross di sinistro dalla sinistra di Serginho e il colpo di testa di Comandini a battere sul secondo palo. Bellissimo gol di Comandini da cannoniere puro. E ora viene avanti ancora, mentre vediamo uscire Farinós dolente. Controllata la palla da Vieri, l'appoggio a Di Biagio a Coe, prima palla per il francese, fascia di sinistra, destra, Zanetti, punta, attenzione che può andare in slalom, da dentro questo pallone Recoba che al passo è grande Rocche Junior. Difficile intervento perché lì bisogna avere tempismo, pensavo che lo volasse sicuri. Via, esattamente, invece molto bravo, molto attento con quel gambone teso, è riuscito ad arrivare all'appuntamento con la palla e mandarla in calcio d'angolo. Però attenzione, corner, fascia di destra, palla dentro, una mischia, potrebbe tirare l'Inter ma recupera Serginho. Attenzione, wow. Vinrud punta, nessuno lo ferma, cade a terra e Dalmat commette un fallo, anzi no, era il numero 21 Ferrari, commette un fallo su Serginho, che quasi aspettava, perché aspettava che i compagni salissero. Si era reso conto che non avrebbe potuto andare da lì, un cost to cost impossibile. Viene avanti Elveg ancora Giunti, ferma la palla Giunti, l'appoggio a Calazze, Comandini ferma la palla, la lotta ma è là da solo, e viene avanti ancora Dalmà che appoggia Gresco contro Elveg, bella l'azione, attenzione Vieri che da dentro in qualche maniera, dove Rocche Junior però può intervenire. Controllata la palla ancora da Costa Curta, bello, sintetico, pragmatico, lontano, e ora cerca di andare Ferrari, l'ultimo a toccare è Ferrari. Rimessa laterale per i ragazzi. Sì, due punti che si stanno muovendo molto bene sulla linea del fuorigioco, un fuorigioco che non è fatto particolarmente bene dai difensori nerazzurri, ne hanno approfittato diverse volte, possono farlo ancora sicuramente. Comandini in grande forma, in grande spolvero, Shevchenko vogliamo di più da Sheva, che si sta muovendo discretamente ma non è precisissimo e lucido come lo conosciamo. Attenzione a questi errori banali da parte del Milan, ora ne può approfittare Vieri che appoggia Recoba. Punta il Cino, attaccato, ma recupera poi Costa Curta, ieratico, come un sacerdote del Monte Athos. Atarattico, ieratico, Billy, vibrazione dell'anima, Costa Curta, solo sul Monte Athos. Vediamo questa calma, questa grandezza. Viene avanti, vibrazione dell'anima Billy. Al 37esimo, 2-0 per i ragazzi, Comandini al 3, Comandini al 18. Palla dentro per Sheva, Comandini ancora Sheva gli rimbalza il pallone ma appoggia ancora Calazze limite, Giunti che vede Serginho ferma il pallone di sinistro, guarda e cerca di andare, no, preferisce appoggiare. Milan che mette gas nervino in questa fase. Buon possesso di palla, buona circolazione, Carlo. Circolazione di palla, retropassaggio, Costa Curta che poi appoggia Maldini, l'Inter non sale, il pressing delle punte non serve. Shevchenko, Calazze, attenzione, fallo di Di Biagio. Milan fa girare la palla, il famoso possesso palla che piace tanto, perché per la legge dei grandi, dei vasi comunicanti, se ha la palla il Milan, non ha la palla l'Inter. 38esimo minuto, palla sinistra dove può andare Elveg, cambia risultato ancora Firenze, viene avanti Tommaso, fascia di destra, pallone dentro per Giunti, attenzione, Giunti cerca di andare, se ne due avversari contro, ancora cade a terra e c'è fallo. Ha segnato Rossi per la Fiorentina, 1 Fiorentina, 2 Juventus. Punizione interessante per il Milan, non lontano dal vertice destro dell'area, grazie a un ottimo Giunti di questa sera. Ottimo Giunti, caparbio nella circostanza, lui l'occasione sulla punizione prima l'ha avuta, adesso tocca a Serginho, vediamo se è lui che si appresterà a battere questo calcio di punizione. Sì, Serginho, fascia di destra, cercherà l'interno sinistro, vediamo. Evin Rudd, la libellulina, pronto a mettere il suo tiro. Ecco Gattuso che parla con Maldini, è accurato come un giocatore di rugby a Twickenham a mettere giù il pallone. Vediamo, 39esimo, Serginho potrebbe darla a Giunti, Giunti fa finta di respirare ma vorrà tirare lui, vediamo.
Ecco Serginho pronto a darla giunti o a tirare. Ecco il tiro, la parata sicura, tiro bello balisticamente ma facile la parata di Fré al 39esimo di questo primo tempo, a cui mancano 6 minuti. Primo tempo 2-0, 3-18, Comandini. Discreta la punizione di Serginho, senza cuore però, senza cuore. Sì. Attenzione ora al Milan, che deve correggere la traiettoria con Giunti due volte. Giunti, Comandini, Shevchenko, bellissimo. Questa volta non sono d'accordissimo con Collina, ma Collina era vicino e io sono lontano, lui è Collina, io sono non sono Collina. Attenzione, Coe che cerca di darla dove Billy Costa Curta appoggia a Giunti, ancora Coe, potrebbe tirare da quella posizione. Gresco Inter in attacco, pericolosa, mette in mezzo, colpo di testa, attenzione alla rovesciata, potrebbe Vieri fare qualcosa di bello. È fermato da Roque Junior. No. Attenzione ora Giunti, Di Biagio allontanata la palla, Giunti è stato superato, Milan tutto arretrato, l'Inter ne approfitta con Blanc, 41esimo minuto, cerca Blanc di andare, attenzione ora Giunti, strepitoso Giunti, bellissimo. Ora viene avanti Roque Junior, ancora Maldini. Milan che dipara la sua azione con Calazze. Attenzione, due volte Calazze che è bravissimo in rovesciata. Peccato, c'era Serginho libero. Gattuso riesce a recuperare due volte il pallone. Splendido Rino, splendido Rigno. Ringhio splendido. Ora Helweg lavora la palla a Tritolo, 41esimo. Billy che appoggia a Giunti. Giunti ha giocato una partita sontuosa e superba. Viene avanti Maldini, possesso palla. Possesso palla. L'Inter soffre di moltitudine perché i giocatori del Milan tengono un buon pallone. Sbaglia Maldini deconcentrandosi e allora recupera la difesa del Milan con Roque Junior, ma Gresco recupera il lancio di Roque e viene avanti ancora Dalmà. Attenzione, Recoba contro, mette in mezzo questo pallone, attenzione ora Dalmà che può tirare e la deviazione in corner. Bello il suggerimento di Recoba su un Dalmà che si era inserito, altrettanto bello lo stop, il controllo, poi fortunata la deviazione di Costa Curta se non sbaglio in calcio d'angolo. Un Inter che si sta facendo pericolosa, ma per errori a centrocampo, e per errori a centrocampo del Milan. Il secondo di Maldini, è vero, palla dentro, Recoba è un corner vicino alla bandierina, attenzione, salta ancora il Milan, Recoba potrebbe rimetterla in mezzo, Helweg va a aiutarlo, mette in mezzo il pallone, Seba è tua e poi la palla è allontanata, Seba non ha tenuto il pallone, tiro di Gresco, ancora dolente e ancora mi è sembrato avanti di vedere una gomitata sul naso di Seba, però viene avanti, vedremo cosa ha deciso l'arbitro, palla per il Milan, andiamo a vedere. Rossi chiede soccorso, ha male al naso, una botta, sì, sembra di sì, e viene avanti Maldini, ecco cuore di drago, leggermente dolente, intontito Seba, sul risultato di 2-0 per i ragazzi. Comandini e doppietta. Viene avanti ancora, attenzione, Serginho che giocava a destra, poi è Comandini, viene avanti Dalmà. L'Inter è più brava e reattiva in questo momento a centrocampo, il Milan fa fatica. Recoba, palla dentro, attenzione Seba, e Recoba voleva far gol da lì, e chi fischia sono i tifosi dell'Inter. Però Milan mi sembra un... vediamo... è una manata infatti in faccia di Vieri. Sul Rossi. Milan un pochino... perso un po' di concentrazione a centrocampo. Sì, sì, perso un po' di concentrazione anche queste folate sulle fasce. È necessario che i difensori e la squadra tutta si organizzi affinché si raddoppino le marcature, perché uno contro uno Recoba è molto pericoloso e potrebbe far male. Quindi riprendersi, ritrovare gli spazi, ritrovare l'equilibrio e continuare fino al tè caldo dell'intervallo. Viene avanti Gattuso, ha un varco, appoggia a Helweg, può metterla in mezzo Helweg, attenzione, mette in mezzo un bel bella pallone palla. Sceva dalla parte opposta, mette in mezzo Comandini, potrebbe tirare, tiro, grande parata di Fré su tiro stupendo di Comandini. Comandini come Shevchenko a Zagabria ha tenuto il pallone, si è voltato, ha tirato più molle. Ora attenzione a Vieri però contro Maldini, limite dell'area, dopo la grande occasione Vieri lavora, mette in mezzo il pallone dove può andare Coe, e girata, attenzione, palla dentro, corner. Che grande azione Comandini. Questa è una giocata da fuori classe. Vediamo, ha tenuto la palla, si è girato, l'unica sfortuna di aver tirato in maniera centrale. Braccione sinistro che ha tenuto Blanc liberandosi. Guarda al tiro. Splendida anche la risposta di Frey. Calcio d'angolo, Carlo. 44esimo minuto, 2-0 per i ragazzi, ma corre per l'Inter. Palla dentrissimo! Una mischiona! Via, via, via. E via Helweg, che mischia! E la palla viene allontanata.
una mischiona. 44esimo minuto, l'Inter ha messo i ragazzi là e viene avanti anche se l'occasione più grande, e sono sempre capitate al Milan. Attenzione, palla dentro, Di Biagio ancora potrebbe darla, ancora a Blanc, ancora Blanc, viene avanti, mette sulla fascia di destra, il tiro è ancora Rocchi Junior, è strepitoso a mettere in corner, però il Milan sta soffrendo le pene dell'inferno. Grandissimo Rocker in posizione centrale, non in una difesa 3. Rocky Junior è un signor giocatore. È il discorso che abbiamo già fatto tante volte. Però questo corner e questa palla che va dentro e questo Milan che allontana, quei giocatori dell'Inter che sono sempre a terra in quell'area. 44-30, 30 secondi alla fine. L'Inter ha messo là il Milan in questa fase. Il Milan fa fatica a centrocampo. Vediamo ora se viene su, un po' salire. Ecco Gresco che la gira, dove può andare un minuto di recupero Serginho, splendido, sfruttare il contropiede Calazze, lancio dove può andare Sheva contro Ferrari è bravo, un minuto di recupero e quindi un minuto alla fine. Viene avanti ancora il Milan che lascia scorrere la palla con Costa Curta che la ferma, viene avanti Billy, sono 40 secondi alla fine, i ragazzi vincono 2-0, Comandini al terzo, cross di Serginho e palla dentro, deviazione bella in scivolata quasi, poi secondo gol con torsione Scopadea che ricordava lo scultore del V secolo avanti Cristo, amici. E allora veniamo avanti ancora il Milan, Shevchenko vento di passioni, l'usignolo di Kiev, il Milan fa scorrere la palla, Calazze la gira a Maldini, a 20 dalla fine dovrebbe suonare la sirena fra qualche attimo, viene avanti Maldini, Giunti, Comandini, Serginho, Blanc, 10 alla sirena. Vediamo se l'Inter riuscirà in 10 secondi a dipanare la sua azione. 5, 4, 3, 2, 1 e dovrebbe fischiare collina, preciso come un orologio di Neuchâtel, signori. Là dove c'è il simbolo degli orologi. 46esimo minuto, l'arbitro chiude. Allora un 2-0 che ha visto un Milan giocare come tante volte l'Inter ha giocato contro il Milan, attento, concentrato e mortifero in avanti. È splendida interpretazione da parte del Milan, un Milan che si è mosso tanto, un Milan che aveva diverse possibilità nel momento in cui Giunti, che è rimasto un po' più indietro, quindi facilità di gioco, di aperture, aveva la palla sui piedi, c'erano sempre due, tre possibilità di giocata, quindi è bello giocare facile, soprattutto per un centrocampista giocare in questo modo. Tutti si sono mossi, tutti sono stati pronti, splendide cerniere sia a destra con Gattuso Elbeck, sia a sinistra con lo splendido capitano e Serginho, hanno fatto benissimo il loro compito. Comandini ha fatto il resto, vogliamo qualcosa di più da Shevchenko, se me lo permetti Carlo. Direi che tutto per questo cronaca di questo primo tempo, la parola alla regia e a risentirci all'inizio dei secondi 45 minuti. Amici all'ascolto in visione, un saluto ancora da Carlo Pellegatti, siete collegati nuovamente con lo stadio di San Siro, fra qualche attimo secondo tempo di Inter Milan, 2-0 per il Milan, Comandini al terzo e Comandini al 18esimo minuto, Milan che non ha cambiato nessuno, e dentro Zeedorf e fuori Di Biagio, ringraziamo Stefano Melegare di Forza Milan, Zeedorf dentro, fuori Di Biagio, nel Milan nessun cambio, Rossi, Elve, Costa Curta, Rocche, Maldini, Gattuso, Giunti, Calazze, Serginho, Sheva, Comandini, l'Inter, Frey, Ferrari, Blanc, Simic, Zanetti, Coe è entrato nel secondo tempo al posto di Farinos, Zeedorf è entrato adesso, Dalmà, Gresco, Vieri, Recoba. L'arbitro Collina fischia in questo momento l'inizio della partita, ecco primi secondi di gioco ed è la squadra rossonera che gestisce il primo pallone con vibrazione dell'anima Billy che lancia Shevchenko, fermato vento di passione, controlla la palla Frey, 2-0 per i ragazzi, Comandini al terzo, Comandini al 18, Recoba commette fallo su Maldini e c'è un calcio di punizione per il Milan, Rocchi Junior lo batte, vediamo Zeedorf si è messo centrale con Dalmà e Coe, Zanetti, mentre Ferrà viene avanti ancora Shevchenko con Blanc che controlla la palla, attenzione Shevchenko ferma la palla che determina in fallo di fondo, mentre il Milan controlla Frey che è pronto a lanciare lungo il pallone, sempre i quattro difensori attenti, l'Inter è stata brava negli ultimi 5-6 minuti con il Milan che ha avuto qualche disattenzione a centrocampo, Milan perfetto nella prima mezz'ora,
Ora Coe che raccoglie il pallone, lo appoggia ancora Blanc che serve sulla fascia di destra Ferrari. Viene avanti il giocatore nerazzurro. Attenzione, l'appoggio, il nazionale under 21 ancora. Cerca di darla dove può andare Coe, attaccato da Maldini. Maldini recupera un grande pallone. Ancora Maldini, che intervento signori. Comandini, c'è un varco. Pallone dentro, ah, ben fermato sull'attacco di Gattuso il Milan. Inter che viene avanti dopo 1:30. Ferrari, Seedorf, bisogna tenere bene il pallone in questo inizio. Ecco Seedorf che appoggia ancora a Zanetti. Zanetti Ferrari fa girare la palla all'Inter, ma è molto lenta nell'approccio alla manovra e il Milan si può dunque disporre con Giunti che va dentro deciso su Seedorf. Milan tutto nella sua metà campo, salvo Comandini, mentre viene avanti dalla parte opposta l'Inter con un tentativo di Seedorf. Ancora l'Inter che gestisce questo pallone, cerca di darlo in profondità. Roque Junior due volte, libera e poi controlla la palla il Milan con Comandini che cerca di darla a Gattuso, ma viene attaccato e l'Inter viene avanti e si riversa. Il Milan giocherà in puro contropiede. Ecco, attenzione, lancio lungo sulla fascia di destra dove può andare il Milan con l'Inter con Ferrari. Ecco Ferrari che da dentro dove può andare Zanetti. Zanetti solo davanti al portiere sulla fascia di destra, mette in mezzo e arriva Roque Junior come un uomo della provvidenza e mette il pallone in corner con Zanetti solo, rivediamo, davanti al portiere. È un po' inciampato, meno male che è arrivato lo splendido Roque Junior. Battuta la palla, attenzione, di pugno Sebastiano e poi Serginho allontana. Questi calcio d'angoli si soffre le pene dell'inferno. Altro che Bardana, altro che Mililotto, altro che Tiglia Tomentosa e tutti i prodotti contro l'ansia. Qui si soffre in questi corner. 2:50, viene avanti l'Inter. Coe, Zanetti, fascia di destra, viene avanti Recoba, cerca però Maldini di guatagli, di mordergli le caviglie, da un grande pallone a meno male la palla di Zanetti terminata fuori. Inter un aggressiva Inter, ma non per adesso un Inter più aggressivo. Ovviamente Tardelli nell'intervallo avrà dato delle direttive ai suoi, però si sta muovendo ancora poco. Questo va bene per il Milan. Nel momento in cui l'ha fatto con Zanetti, poco attento Serginho a farsi prendere alle spalle dallo stesso argentino, quindi molta più attenzione, occhi da tutte le parti. Attenzione a Roque Junior che fa poesie con il pallone. Adesso serve la prosa, non serve la poesia, serve la verga di Cecco Angiolieri, non la prosa di una donna angelicata, di Ciullo d'Alcamo. Qui serve Cecco Angiolieri, quindi Roque Junior cambi il calamaio. 3:50, viene avanti ancora sulla fascia di sinistra l'Inter che punta con un tentativo di Dalmà, sbaglia una palla banale e Costa Curta tentando un colpo di tacco. Ripeto Stefano Nava, serve la prosa, non la poesia. Ma non era un colpo di tacco questo, Carlo, ha voluto fare un doppio passo per girarsi meglio col corpo. Era poesia. Seedorf, non niente da dire, potrebbe metterla in mezzo. Attenzione all'Inter che viene avanti, colpo di tacco, questa volta controlla la palla Gattuso che vicino all'auto allontana dove c'è un giocatore dell'Inter che mette in fallo laterale. Da tenere con molta attenzione la posizione di Seedorf al centro del campo, ha preso in mano lui le redini del gioco dell'Inter, ma lì c'è un certo Calazza che lo sta seguendo come un'ombra e gli sta mettendo letteralmente la musa in ruota. Ricordiamo che in questa partita verrà messa all'asta la maglia di Shevchenko sul sito del Milan, mentre viene avanti ancora Recoba sulla fascia di sinistra, mette in mezzo il pallone e Maldini mette in corner, sesto corner a 3 contro l'Inter. Elve che si è fatto trovare un po' troppo in avanti, dietro le spalle aveva Recoba e buona l'azione, ma splendido l'intervento in diagonale di Maldini che mi ha permesso appunto l'intervento di Vieri. Ecco palla dentro, attenzione, salva ancora Comandini, limite dell'area, Dalmata, ancora l'Inter che viene avanti. Controllata la palla dall'Inter con Gresco, Erecoba libero, mette in mezzo il pallone, colpo di testa ancora di Maldini, Ferrari è un assedio ma Shevchenko lo ruba e vai Sheva, e vai appuntamento di passioni e poi cade a terra sull'attacco di Seedorf. E ci potrebbe stare anche la munizione qua, era partito bene Shevchenko e imprendibile per la falcata dell'olandese. Più attenzione sulle fasce da parte del Milan, adesso i laterali interisti si stanno introducendo con degli allunghi più ficcanti. Vediamo allora, Tommasino Elver, Tritolo puro, non si intende, il Milan non viene avanti secondo me con la necessaria
Grinta preferisce stare lì, con necessaria più che grinta convinzione, preferisce stare lì e attendere i momenti, perché non dimentichiamo, l'Inter ha fatto Milan mezz'ora splendida, l'Inter un buon finale, ma l'occasione più grande anche nel finale è stata quella di Gianni Sentenza Comandini, che ora tocca il pallone, cerca di darla a Shevchenko, attenzione alla velocità di Shevchenko contro Blanc, che appoggia indietro a Frey allontana con grande calma, dove attenzione c'è Recoba libero, ma viene avanti ancora il Milan che ferma, e ora è la squadra rossonera che commette fallo forse su Zanetti, e allora c'è un calcio di punizione a favore dell'Inter al 6:40. Si aspetta un tentativo. Recoba aspetta Blanc che sta raggiungendo il centro dell'area, e questo l'attesa. Mentre si sta scaldando Leonardo, attenzione al settimo minuto, palla dentro, vai Seba! E la lascia scorrere la palla è lontana. E allora io vi dico che la maglia di Shevchenko, per prenderla all'asta, bisogna cliccare su www.milanacmilan.com, asta benefica per l'ospedale San Gerardo di Monza. Siamo al settimo minuto, 2-0 per i ragazzi, al terzo Comandini, al 18 Comandini, lui Sentenza Comandini, lui. Squadra un po' lunga il Milan, adesso c'è stato questo lancio lungo, i difensori stanno aspettando, adesso sono saliti bene, devono essere più veloci nel tenere corta la palla e far avanzare soprattutto i centrocampisti alla ricerca della respinta di testa da parte dei difensori nerazzurri. Centrocampisti che comunque vogliono stare lì, centrocampisti che non vogliono scoprire gli spazi, la conquista degli spazi è importante. Ottavo minuto di gioco, c'è un calcio di punizione a favore del Milan, fascia di destra, 2-0 i ragazzi, Comandini al terzo, Comandini al 18, come Paolo Rossi, il 1° dicembre 85. Attenzione, palla dentro, palla morbida, attenzione, e c'è il gol di Giunti. Giunti ha segnato Giunti. Il gol 3-0 per i ragazzi, Giunti su punizione, e vai Milan, gol, gol. Gollone di Giunti. È una palla splendida, velenosissima, non l'ha toccata nessuno. Ed si è infilata alla destra palla di Frey. Palla dentro. Rivediamo. Velenosa. Nessuno l'ha toccata ed è il gol del 3-3-3. Gol dei ragazzi. Signori all'ottavo. E io bevo. È 3-0. Adesso un palle difficilissime per il portiere. Rivediamo. Quello. Roque Junior non è arrivato sul pallone, la palla ha ingannato. Giunti ha esultato per ultimo. Non ci credeva quasi. 3-0, palla lunga, attenzione. Grande derby, signori, ma non è finita. Siamo al 9° minuto. 3-0 per i ragazzi, attenzione. Roque Junior, Shevchenko. Calma, be quiet, dice qualcuno, ma noi siamo molto calmi. Ripeto, gli Epinici, gli ultimi 60 secondi. E allora lì, Calate, dalla Comandini. Che bella idea, era partito Serginio sulla sinistra, non l'ha raggiunto con questo interno sinistro Comandini. Ricordiamo un calcio, viene avanti Recoba, attenzione, palla dentro per Vieri, è pericolo, palla dentro, ancora Vieri potrebbe tirare tiro, la parata sicura di Seba al 9:30. Ricordo, Giunti, ecco, lo vediamo, mette in mezzo questo pallone tagliato, la palla da tanti metri batte per terra e inganna Frey che si è visto saltare la palla davanti, e lì il portiere è quello arrabbiato, è quello che magari non ha tante colpe, ma è quello che poi viene indicato come grande colpevole, perché in questi casi qua non hai colpa, ma la palla che arriva da lenta dalla tre quarti è incredibile. 3-0, signori, era anni che non vedevo un 3-0 nel derby. Viene avanti ancora al 10° minuto, ma l'Inter insiste con Gresco, vediamo, palla dentro, attenzione, vai Seba, e vai vecchio Seba, capitano della BAF, della Berlusconi Air Force. Viene avanti ancora Shevchenko, tira la palla viva, controllata la palla ancora da Sheva, l'ultimo a toccare però è il giocatore del Milan, e ora Coe. Ricordo all'ottavo minuto di gioco, Giunti, punizione che voleva essere un cross, la palla è battuta davanti a Frey, e beffardo il 3-0. 3-0 per gli splendidi ragazzi. Viene avanti allora Dalmà, è ancora Giunti, è ancora Comandini che sbaglia, attenzione ora Dalmà che punta, bella azione, mette in mezzo questo pallone per Recoba in area, fascia di sinistra, mette in mezzo il pallone e la palla termina in corner. Sono 7 i corner. Splendido il capitano. Abbiamo capito Roque Junior come gioca posizione centrale, difesa 4. Questo è caffè nero bollente, decisivo in almeno 7 occasioni. Palla dentro, il corner, salta
la palla sfiora il palo, è stato Blanc a colpire una palla che, se fosse stata la luce della porta, c'era Rino, dei problemi, ma comunque 3-0. Maldini dice calma. Vediamo. Sì, ecco, rivediamo Blanc, la palla ha sfiorato abbastanza, comunque un mezzo metro. Pronto a entrare José Mari, mentre controlla la palla ancora Maldini. Cuore di drago, l'appoggio a Roque Junior. Roque Junior controlla, l'appoggio ancora a Serginho. Ecco Serginho, decisivo in questo inizio. L'appoggio dentro dove può andare Shevchenko. E forse Zedorf con le mani. C'era un fuorigioco, l'arbitro dice di continuare e viene avanti ancora la formazione dell'Inter. Sotto per 3-0, ricordo, Comandini al terzo, Comandini al 18 e Giunti all'ottavo. Fascia di sinistra, è stato un Milan splendido, sfolgorante, luminoso, palla dentro, però attenzione, fuori Vieri contro Roque Junior, ancora Roque Junior ha deviato, gli corner sono 8. Attenzione, 12 minuti di gioco, risultato 3-0. Esce Comandini, stanco, sentenza Comandini, 3-18, tutto il pubblico in piedi. Ecco Comandini, vediamo, 50 minuti nelle gambe ed entra José Mari. Vediamo il cross dalla fascia di destra, il 3-0, palla dentro, mischia, attenzione a Gresco, controllata la palla però da Serginho, vai Emin Rud, detta il passone, il pallone José Mari, vai Emin Rud, e c'è un fallo, l'arbitro dice di alzarsi, non è fallo secondo l'arbitro Collina. Emin Rud, voglio vedere se è stato toccato o meno, è andato, beh, l'arbitro forse ha visto bene. 13 minuti di gioco, lui è il signor Collina, lui è scarso crinito, ma lui capisce. Palla dentro, attenzione, Paolo Maldini, tiro di Zanetti, ancora Zanetti che entra in area, il tiro fuori, bisillabo di felicità, Zanetti al 13° minuto. Serginho non era in posizione, Serginho protesta con Shevchenko che voleva il pallone. Emin Rud, lui, la libellulina di Bianca e Berni, che va a portare palloni e palloni. 13-19, mancano mezz'ora alla fine, ragazzi vincono 3-0. Lancio lungo, cerca di andare Sheva contro Simic, Simic allontana, vediamo, quello lì un bel corner, vediamo se lo salva. Corner, com'è in difficoltà la difesa dell'Inter, Stefano? Eh beh, sulla com'è velocità dei due attaccanti, molto in difficoltà, anche poco attenta, attenta alle posizioni e poi anche in velocità ovviamente. Sono contento per lui, per Cesare Augusto, signori, per Shevchenko, che da solo sta facendo reparto, anche se non stanno giocando una partita straordinaria. Dimentichiamo tutti i movimenti senza palla. 14, signori, Serginho, ecco il cross vicino alla bandierina, palla lunga, col suo arco è terminata fuori ed era una palla lunga. 3-0, Comandini al terzo, cross di Serginho, Comandini al 18, cross di Serginho, Giunti su punizioni, precisa come un lancio di uno shuttle, precisa come Robin Hood nella foresta di Sherwood, sensibile, dolce, morbida come un ritratto di Degas. Lui, Giunti, recupera Gattuso, palla dentro per Shevchenko in fuorigioco, due giocatori in fuorigioco. Prima la deve dare questa palla, erano scattati bene sul filo erano lì gioco, che si guardavano, mia o tua. 15 minuti di gioco quasi e recupera Calazze, Calazze controlla la palla, ecco Gattuso ancora a José Mari. Ecco il Picador che cerca di andare, viene spostato da Blanc, ma va. E va il Picador! Tira! Si ferma, ancora il Picador, inciampa, tiene, il Picador tiene. Pallone, due uomini contro, lotta e gli viene estirpata come gramigna a José Mari il pallone. Mezz'ora alla fine, sono tanti secondi alla fine, ma è un Milan che vince 3-0, non signori. Non capisco che lo si era conquistato questa possibilità con un da lì dribbling. Forse vale la pena tirare, sperare. Da lì sì, è necessario tirare, ti sei liberato bene, la palla sul destro e via che si va, dai. 15-13, siamo tutti in maniche di camicia, qui sembra di essere a Mavushivaru, zeffiro dolce questo Milan. Viene avanti ancora Calazze, Calazze che appoggia Emin Rud, Serginho e controlla la palla il ragazzo e va con i suoi piedi sensibili come le mani di Chopin, come le mani di un pianista. 15-50, signori,
Ottimo il movimento di Shevchenko su questa incursione di Serginio, era uscito dalla difesa proponendosi per l'appoggio, poi ha scelto l'azione solitaria Serginio conquistandosi questo fallo sulla fascia di sinistra. Proprio lui che mette in mezzo il pallone, attenzione, colpo di testa alto di Shevchenko che aveva, era stato come... Non ci credeva quasi. Come la chimera, aveva completamente gelato il portiere Frick, era rimasto lì sul colpo di testa di Shevchenko. Sono 3-0 i ragazzi, ma manca ancora tantissimo e noi siamo cauti e Pinici dopo. Recoba, Coe, fermare la palla, controllata la palla e va bene Calazze, parità utile, attenzione dentro, ancora Calazze, ancora Serginio, ancora Calazze, attenzione via, l'appoggio a Giunti, autore del gol del 3-0 su punizione. Giunti che mi sembra, attenzione lancio lungo, perché se per Comandini è il primo gol del campionato, caro Suma, per Giunti non è il primo gol del campionato nella storia del Milan, lui che aveva segnato solo due volte ai turchi. That is a question. Attenzione ora Recoba che è al limite, mette in mezzo il pallone, deve uscire Seba e recupera il pallone attenzione, perde una palla banale il Milan. Zanetti, attenzione, e bravo Billy, vibrazione dell'anima Billy. Giunti, primo gol nella storia del Milan in campionato per lui, signori. Federico Giunti, 17° minuto, non aveva mai segnato con la maglia del Milan in campionato, Federico Giunti, come Comandini. Lancio lungo di Gresco, viene avanti Gresco, punta, giù, Gattuso gli morde le caviglie, recupera il pallone, Elveg, controllata la palla da Gattuso che poi allontana, dove può andare Osemari, Osemari controlla, darla Gattuso, e Gattuso va, e vai Ringhio. Ringhio tiene, si ferma, saggio, razionale, poi sbaglia tutto e controlla la palla Ferrari. 18° minuto quasi, risultato di 3-0 per i ragazzi, l'Inter viene avanti, Dalma Zedorf, attenzione, palla dentro per Vieri, gli morde le caviglie il suo compagno di nazionale Maldini, ma Vieri riesce a darla, dove può andare Gresco, Gresco punta, Vieri vuole il pallone, libero, ma recupera Serginho in lancio lungo, controllata da Gattuso che poi mette la palla in fallo laterale. Splendido, bisogna riconoscerlo, Serginho è ottimo in fase offensiva, ma in questa diagonale è stato splendido perché Ferrari si era proposto bene, lui l'ha guardato con gli occhi e è andato a chiudere un'azione che poteva essere molto pericolosa. Ecco Blanc, controllata la palla, pallone dentro per Dalma controlla la sfera, mette dentro per Zedorf, c'è un fallo giusto, Costa Curta, commesso fallo, rimane leggermente dolente. Quindi una giornata indimenticabile per Comandini e Giunti, ai primi gol nella maglia del Milan. Giunti che aveva segnato solo gol, ed è il quinto gol di Giunti in Serie A addirittura. Ne ricordo uno molto bello in un Parma-Perugia di tanti anni fa. 19 minuti di gioco, seguiamo questo calcio di punizione, lasciamo le statistiche, lasciamo Mannheimer dov'è, domani lui dovrà lavorare tanto, noi lavoriamo questa sera. 19° minuto, calcio di punizione, Recoba a 25 metri dalla porta. Tutto è pronto, attenzione, Alvaro, Cino, Recoba o Zedorf. Punizione per l'Inter al 19°. Vediamo, va il Cino, il tiro alto, bisillabo di felicità, 19° minuto, signori. Eh beh, una bella punizione calciata molto bene, fuori di poco. L'Inter ha grandi tiratori, ha scelto Recoba di tirare questa palla insidiosa, ma Seba mi sembrava comunque sulla traiettoria, è pronto lì col manone in caso di pericolo. Lancio lungo, si sta scaldando per il Milan, Guglielmi, Pietro, Leonardo e Sala, è entrato Josemari al posto di Comandini, cerca di andare Josemari, controllata la palla da Vieri, allontanata da Roque Junior che commette il fallo, splendido oggi Roque Junior con la sua testa completamente priva di capelli, attenzione, pallone per Zedor, viene avanti l'Inter, palla dentro e sbaglia Recoba e controlla Helveg, bel muro dei ragazzi fino adesso, Helveg appoggia Costa Curta, Costa Curta dovrebbe tirar lungo, appoggia ancora Elveg via lontana quella palla, dove può andare ancora Shevchenko che commette giusto fallo e c'è un calcio di punizione a favore dei nerazzurri che vengono avanti con Coe che mette in mezzo Calazze, emisfero destro del cervello dove risiede l'intuizione, sviluppato, ferma il pallone, allora è Coe che recupera la sfera, viene avanti ancora sul 3-0 per i ragazzi, Comandini al terzo, Comandini al 18 e Giunti al 53, 8° minuto della ripresa, direttamente su punizione beffarda che ha ingannato Fre da lontano, non era un tiro, era un cross, la palla viene ora conquistata da Dalma, Billy, Costa Curta, vibrazione dell'anima Billy, un totem rosso nero,
anche per lui verrà sicuramente piantata una sequoia gigante per ricordarlo, uno dei totem rossoneri, uno dei discendenti della Stirpe d'Oro. 21esimo minuto, viene avanti ancora Ringhio Gattuso che controlla la palla e vai Rino, darla Elveg, via Elveg, Giunti. Viene avanti ancora Shevchenko, punta Sheva, due avversari contro, ma lui viene avanti e controlla, darla Serginho. Evin Rudd, signori, come nella pianura, come nella in Florida, va, mette in mezzo il pallone, colpo di testa, gol di Shevchenko, Serginho, gol, 4, poker, Dassi, caro fedele, Poker Dassi servito Dassi. Da Serginho su quel fascione, il padrone. E gol di Sheva. È il padrone grandissimo. Niente da dire. Uguale, vai Nava. Niente da dire, padrone su quella fascia Serginho. Col turbo e col piedone felice questa sera. Sul secondo palo, splendido. Shevchenko che si è appoggiato su Ferrari. Niente da fare per Frey. Splendido. Intanto vediamo Tardelli sconsolato che si mette le mani fra i capelli, niente da dire. E la gente incomincia Milan a sfollare. È padrone. Il Milan è padrone, questo è quello che ha detto Stefano Nava. Cross dalla sinistra di Serginho, come a Lecce, ed è arrivato come a Lecce Shevchenko a battere il portiere. Come a Lecce, se non è arrivato il giocatore. 4-0. Serginho ha trasformato questa fascia come nel pantano. Dove Bianche Berni si sono esibiti, lui Evin Rudd, là nelle paludi, ecco la parola che non mi veniva, della Florida, e lui va, Evin Rudd, splendido, e recupera ancora Osemari. 4-0, signori, per chi non ha la radio, per chi ha il televisore, ricordi, 4-0, non sono completamente impazzito. Comandini al terzo, Comandini al 18, Giunti al 53 e Shevchenko al 66. Viene avanti ancora l'Inter, Gresco, palla dentro, Costa Curta viene avanti, anche se Furio Fedele mi dice calma, lui razionale come Sherlock Holmes. Viene avanti ancora Serginho, signori, che spettacolo Evin Rudd stasera. Ha messo questo cross bellissimo, difficile. Un cross difficilissimo in scivolata sul secondo palo, cioè difficile da proporre, da pensare, ci ha creduto, da immaginare. E Comandini, Giunti, Shevchenko. Grande Cesare Augusto che non ha sbagliato nulla. Non c'è fuorigioco. Posizione regolare per Zanetti. Sheva. Punta Sheva. Viene avanti ancora Sheva, controlla la palla, non ha compagni liberi. Signori, il Milan, che bel Milan. Ancora Sheva, l'appoggio a Giunti e controlla la palla. Comandini al 3, Comandini al 18, Giunti al 53, Shevchenko al 66. Che Milan, ragazzi, 4-0. Che poker, ragazzi. Ancora Giunti, lotta, Zedro viene avanti, controllata la palla. E io sono un po' sudato, viene avanti Recoba, l'appoggio dentro, Zanetti mette in mezzo il pallone, sta arrivando Guglielmi Pietro anche, attenzione, al 24esimo minuto, Ferrari viene avanti, palla dentro, controllata la palla dal Milan con Billy, vibrazione dell'anima, Costa Curta, poker amici, 4-0, viene avanti ancora Coe. Non ha compagni liberi, fascia di destra, controllata la palla, dentro, attenzione Avieri, colpo di testa, fermato ancora. Poi è Giunti e c'è un fallo a favore del Milan al 25esimo minuto. È poco da fare per quest'Inter oggi contro un Milan posizionato bene in tutti i suoi reparti, voglioso, dinamico, preciso, equilibrato, niente da fare. Poteva fare qualcosa Vieri in avanti con la velocità contro Roque Junior, ma Roque Junior si è dimostrato precisissimo come al solito quando è schierato in fase centrale. Ma non è finita con questi contropiedi, il Milan può fare ancora male. Attenzione, Calazze appoggia dietro a Frey, 25esimo e 11, il Milan viene avanti ora, Gresco lavora la palla, controllata la sfera, attenzione, viene avanti ancora Gresco, l'appoggio sulla fascia di sinistra, punta, mette in mezzo, attenzione, morde le caviglie, ferma la palla, attenzione, il Milan deve subire questo attacco di Dalmà, ma gli morde le caviglie, c'è un fallo a favore del Milan, corner corto, esce
Esce un giocatore del Milan, esce Chiesce, Giunti 21, ed entra Gulli, che si sposterà al posto di Gattuso. Un applauso per Federico l'Apostolo, con quella sua faccia degna di stare a Santa Maria delle Grazie. Lui l'Apostolo, 26esimo minuto, grande partita di Giunti. Grandissima partita di Giunti, è stato il perno di centrocampo sui suoi tantissimi passaggi precisi sulle tanto vediamo l'Inter, ecco, in avanti. Attenzione, la punizione salva ancora la difesa del Milan, allontanata ancora da Giunti, recupera Recoba, palla dentro ancora, colpo di testa, la palla termina fuori. Stavamo dicendo protagonista Giunti, che ha dettato i ritmi, i tempi di questa squadra, che si è mossa, e per un centrocampista quando la squadra intorno a sé si muove con i tempi giusti è facilissimo, col suo piede delicato, il suo mancino preciso questa sera, soprattutto nell'occasione del gol per Giunti non ci sono stati problemi. Siamo al 26esimo e 30, risultato 4-0 signori. Comandini al 3 su passaggio di Serginho, Comandini al 18 su passaggio di Serginho, Giunti su punizione, Shevchenko al 66 su passaggio di Serginho. Grande Evin Rudd, viene avanti ancora Paolo Maldini, cuore di drago, acciaio e seta, punta, appoggia ancora Serginho, Maldini, è uno spettacolo, viene avanti ancora il Milan, Calazze, ancora Maldini, controllata la palla, l'appoggio a Calazze, Calazze sbaglia, recupera Ferrari, ma c'è il Milan che viene avanti, che recupera, no, è Recoba che gira dove può andare la palla, Gattuso ora gioca centrale e Guglia a destra, viene avanti Gresco al 27esimo sul 4-0 per i ragazzi. Intanto Maldini richiama Shevchenko a rientrare e a dare una mano al centrocampo. È stato un Milan perfetto, rotondo come Lodi Giotto signori fino adesso. Viene avanti ancora Gattuso, Gattuso ancora a Costa Curta, Billy viene avanti, appoggio a Serginho, Serginho va, Evin Rudino, ma viene fermato. L'appoggio a Recoba, Recoba a Seedorf, Milan un po' sguarnito in questa fase. Milan deve stare sempre concentrato, attenzione, Calazze è splendido, bravissimo su Recoba. E Serginho bravo, dovrebbe darla, cerca il gioco, Serginho deve darla. Shevchenko autore del suo 21esimo, andiamo a leggere lo score, 22esimo gol in campionato, 45esimo gol in Serie A, il signor Andriy vento di passioni Shevchenko, 28esimo minuto. C'è uno per l'Inter. Un 4-0, io vado a vedere quando fu l'ultimo 4-0 tra Milan e Inter a favore del Milan, no, ma non lo vedo. 28-19, prima delle statistiche però attendiamo la fine della partita. Viene avanti ancora la formazione di Seedorf. Seedorf, attenzione, punta dentro, grande azione, solo Recoba sulla fascia destra, mette in mezzo, e grande parata su fuorigioco. In fuorigioco lo stesso, ma grande parata di Seba a deviare questa punizione, questo tiro morbido sotto di Recoba. Seba è andato su, l'ascensore umano è salito e ha toccato il pallone che stava infilandosi sotto il palo. Meno male che Recoba ha stoppato male quella palla di destro, se l'è accompagnata. Però signori, lontano, che parata, paratissima, paratona. È andata a toccare qualche falco reale che volava su Milano per recuperare questo pallone. Attenzione allora all'Inter che viene avanti con Vieri solo davanti al portiere, il tiro, la facile parata di Vieri, però Milan più attento, ecco Maldini che recupera, l'appoggio a Billy, Costa Curta al 29esimo e 18, 4-0 per i ragazzi, poker amici, viene avanti ancora Maldini, ecco il figlio di Cesare Augusto in fuorigioco, scivola, terreno umido, gradazione 4, ecco Calazze, Calazze, eccolo ancora Maldini, Serginho tocca, viene avanti, attenzione, due uomini contro e c'è un fallo su Serginho irresistibile, è dolente a terra, deve arrivare Bertassi, ecco a spalla, con la sua falcata il dottor Tavana, lui figlio di Ippocrate, lui seguace di Esculapio, 30esimo minuto. È scivolato Maldini, ha messo male, appoggiato male il manone per terra. Con la soglia del dolore di Maldini non mi preoccupo. Osemari libero sulla fascia di sinistra, non c'è fuorigioco, attenzione, potrebbe metterla in mezzo, mette in mezzo il pallone dalla parte opposta, cerca di andare Gulli, la palla fermata da Fre. È mortale e benefico come aspide questo Milan. Anche come se i due attaccanti nell'occasione si erano mossi male, tutti e due alla ricerca della palla sul secondo palo e nessuno che era andato ad approfittarne sul primo. C'è un fallo su Helweg sulla fascia di destra,
trentesimo e 30, risultato 4-0 per i ragazzi. Comandini al terzo, Comandini al 18, giunti al 53, Shevchenko al 66, signori. Ricordiamo, su cross di Serginio il primo, su cross di Serginio c'è un'invasione di campo, c'è un'invasione di campo, attenzione, c'è un'invasione di campo, vediamo cosa succede. E c'è un tifoso che va a prendersela con Billy Costa Curta. No, voleva la palla probabilmente, Billy non gliel'ha data, voleva la palla. Ecco, ecco, un tifoso è entrato, voleva il pallone. Adesso non mi sembra il caso di andare con 2000 poliziotti per quel tifoso, comunque bisogna tenere la calma. Vediamo, un tifoso è entrato. Vediamo, ecco. Sì, probabilmente un tifoso dell'Inter, preferibilmente fosse meglio portarlo dalla parte opposta, non verso i tifosi milanisti. Bravo, insomma. Sei saggio. Ecco il tifoso che è entrato, voleva forse il pallone. Quindi mettiamola, a noi piace il calcio giocato, mettiamo gesto goliardico, ma diciamo gesto come deve essere stato. Magari bisogna stare attenti quando un tifoso scavalca, magari fermarlo prima, ma gesto certamente goliardico. Voleva domani giocare al campo Kennedy con la sua squadra, mettiamola così, Stefano. Con la palla del derby. Con la palla, e perché? E non è bello giocare con la palla del derby? Perché no? Paolo Maldini viene avanti sul 4-0 per i ragazzi. Comandini al terzo, Comandini al 18, giunti all'ottavo del secondo tempo, e viene avanti ancora Milan con Calazze. Calazze punta, viene avanti Caca, fascia di sinistra, mette in mezzo il pallone, il gol, 5, Shevchenko 5, e poi scala reale. Il Milan stasera a poker non bleffa, fa sul serio. Carlo Pellegatti messo in mezzo, Shevchenko, grandissimo 5. Tocco sotto, Calazze ha messo in mezzo, Shevchenko, gol venuto dal freddo, e sono 5, doppietta di Shevchenko. Grandissimo Calazze che ha abbassato il testone con la sua corsa dell'est, è andato sul fondo per Shevchenko, tocco sotto, niente da fare per il francesino. Dobbiamo non impazzire, scala reale dei ragazzi. Viene avanti Zedorf, palla dentro per un tentativo di Vieri. Vieri che appoggia Recoba al limite dell'area, il tiro fermato. Cross dalla sinistra, sempre attenzione, Greshko che mette in mezzo il pallone. Attenzione, potrebbe andare dal Mat, entra in area. Zedorf, tiro di Coe, alto! È pronto a entrare Leonardo, 5-0. Ricordo il cross dalla sinistra di Calazze e si è infilato in mezzo come Mosè tra le acque del Mar Rosso il signor Shevchenko a mettere in mezzo sempre quella fascia di sinistra. Errore forse di Tardelli non essersi preoccupato dopo l'inizio di quella fascia di sinistra. Viene avanti ancora Alessandra e ora vediamo, amici, 5-0 per i ragazzi, Stefano. 5-0 per i ragazzi, niente da dire, ormai l'Inter non c'è più, la partita è quasi terminata, probabilmente si può assistere a qualche altro contropiede, a qualche altra frodata su queste fasce che stasera hanno funzionato a meraviglia. Un incanto, un gioiello di primissima qualità, le fasce questa sera e soprattutto quella di sinistra ha travolto. Ancora Sheva, doppietta, vado a vedere, quante gol? 46. 23. 46, statistica incredibile, 5-0 per i ragazzi. Allora iniziamo a guardare le statistiche. Io credo che Mauro Suma questa partita, quante volte la trasmettiamo in questi due giorni? Proprio a stravolgere il palinsesto. Viene avanti ancora il Milan, perfetto come Lodi Giotto, l'ho già detto. Viene avanti ancora Guglielmi Pietro, 5-0 per i ragazzi. Sì, signori, per chi si mettesse adesso in ascolto, non sono impazzito. Comandini giunti. Shevchenko, il primo di piede, il secondo di testa, 35esimo minuto e io bevo un goccio d'acqua. Roque Junior, splendido in quella posizione, l'appoggio a Maldini
E io francamente mi devo pentire. Mi devo pentire, perché dopo Perugia ero pessimista per questo derby, Stefano, te lo dico sinceramente. No, il derby è una partita diversa dalle altre, eh. Gli stimoli arrivano, adesso bisogna continuare su questa falsariga. Adesso l'Inter dovrebbe intelligentemente forse tenere e rinchiudersi nella propria metà campo, perché la goleada c'è, potrebbe essere più sostanziosa. Attenzione, Sheva, punta, ancora Serginho va, solo davanti al portiere, gol! 6 a 0, Serginho, 6 a 0, ma dove siamo? E sono 6, e andiamo a impazzire. Sono 6. Appena finito di dirlo, bisogna aspettare. Sono 6. Non si gioca e più a poker. Sono 6. Si va al tennis, al foro italico qua. 6 a 0, amici. 36 e 15. Luca Serafini, dimmi qualcosa. Ma sono esterrefatto, è stata una è come sparare su un asilo nido. Non c'è. Ma non si pensava anche a metà del secondo tempo. No, infatti, c'è stata partita vera per almeno un'ora. Poi evidentemente il morale all'Inter è venuto bene, non c'erano idee. Il Milan è messo in campo splendidamente, la migliore partita sicuramente della stagione. Degli ultimi 3 anni, direi. Giocate così, sì. Bene. 6 a 0 al 30, vediamo. Al 80esimo, quindi io guardo siamo al 35esimo. 6 a 0, Comandini, Giunti, Shevchenko, Serginho. E gol non più meritato è stato quello di Serginho stasera. Più meritevole, sì, Serginho. Grande protagonista della serata, lui. Lui, 2 assist, Giunti, doppietta di Shevchenko. Serginho è una torta meravigliosa. Si è passato dal tris d'assi al poker d'assi, alla scala reali, al 6 a 0. Non ci sono più parole, amici. 37 minuti di gioco, 6 a 0 per i ragazzi. 6 a 0. E Furio Fedele dice: calma, non è finita. Viene avanti Gattuso, ancora per Maldini, Calazze, lancio lungo di Calazze. Milan che si è quasi fermato, amici. 37-35, Serginho si è infilato, questa volta sì, come Mosè nelle acque del Mar Rosso, ed è arrivato ed è abbattuto il portiere con un tiro preciso. 6 a 0, amici, con il Milan che controlla questa azione, mentre io non ho neanche detto, e mi scuso con gli amici, che è uscito Shevchenko ed è entrato Leonardo qualche attimo fa. Te ne sei accorto? Meno male, Serafini. Leonardo, eccolo lui, giusto dare spazio anche per Leo, ma viene avanti Coe, punta Coe che da dentro a Vieri, ancora, e splendido Billy, vibrazione dell'anima, Costa Curta al 38esimo minuto, e viene avanti ancora Osemari, anche Leonardo va e controlla la palla Fre, fascia di sinistra, 38 e 30, 6 a 0 per i ragazzi. C'è da diventare matto, anche perché questo derby dipinto come un derby minore, questa è la risposta di Milano, di una delle due Milano indubbiamente, però questa è la risposta a chi dava il calcio di Milano sicuramente inferiore. Attenzione, Recoba potrebbe tirare e viene fermato fallosamente da Billy Costa Curta al 39esimo minuto. 6 a 0 risultato, amici, con Comandini e Shevchenko, gli autori delle due doppiette, che bevono. Incredibile, ha detto Shevchenko in panchina, incredibile, quasi non ci crede neanche lui. Serginho, io non so chi gli abbia dato quel pallone in mezzo, però Serginho poi è andato. Ma c'è una punizione per l'Inter. 39esimo minuto. Attenzione, Recoba Seedorf, punizione centrale, 6 a 0 per i ragazzi. Comandini, Giunti, Shevchenko, Serginho. Attenzione ora. Seedorf, parata sicura nel suo petto vasto come la chiglia di una nave dell'Eubea, Sebastiano Rossi, 39-30, e ferma il pallone, l'appoggio, signori, ancora Seba via, appoggia Elveg, ancora Seba via, lancio lungo di Seba, 39-30, Blank, viene fermata la palla, Ferrari è fermata da Billy Costa Curta, Billy l'appoggia dove può andare Maldini, Calazze, ancora Calazze fermato, e adesso viene avanti ancora Recoba, mette questo pallone, il Milan è insuperabile, Dalma, cerchio del centrocampo, lotta contro Leonardo, viene avanti Gresco, mette in mezzo il pallone, 6 a 0, attenzione, Billy splendido, Costa Curta, vibrazione dell'anima Billy, attenzione Serginho, e lui va, Evin Rood, la libellulina di Bianche Berni, signori, ha portato 6 volte il pallone là.
Evin Rudd, lampo nero Serginho, 41esimo minuto. L'appoggio, viene avanti Maldini, cuore di drago, lancio lungo dove può andare Leo. Leo lo aiuta, no, ecco Josemari, lo aiuta Leo, viene avanti Serginho, dovrebbe darla, sbaglia il passaggio, chiede scusa. Concentrazione vuole Maldini, a 5 dalla fine. Attenzione ora, ancora Helweg, è splendido, recupera il pallone e poi commette fallo Vieri. Inter, un'altra cosa strepitosa, inesistente in attacco con questo Milan di oggi. Ma perché è stato molto bravo il Milan in fase difensiva, perfetto nei meccanismi, nelle chiusure, nelle diagonali, nell'attenzione. È così che si vuole vedere giocare una squadra, sempre così determinata, sempre così attenta. È bello vedere, questo è calcio. Josemari, attenzione, controllata la palla, viene avanti ancora Roque Junior che appoggia sulla fascia di destra, il controllo di Thomas Helweg. Attenzione, il risultato è cambiato a Firenze, vediamo se ha pareggiato la Fiorentina o 3-1 per la Juve, vediamo. Viene avanti ora il Milan, attenzione, punta, l'appoggio in posizione regolare era, e vediamo Firenze 3-1, Trezeguet per la Juventus che non molla, 41esimo e 3. Anche Andrea Masa l'ha avuto la sua gioia, viene avanti sulla fascia di sinistra Dalmà, mette in mezzo, attenzione Paolo, cuore di drago Maldini col suo petto orgoglioso, col suo cuore grande appoggia su Sebastiano Rossi. 41-30, 6-0, una partita da tenere in videocassetta e da tenere in casa. Stefano Nava, da registrare, da tenere, da rivedere, da tramandare. Splendido. Da tramandare, 6-0. Non so, io ho provato a chiedere a Stefano Melegari, non ci sono precedenti forse. Il Milan ha ancora aperto un varco nella sua centenaria storia e ancora una volta ha trovato il modo di sorprenderci segnando 6 gol in un derby, non so quando è successo. Viene avanti ancora l'Inter, attenzione a Ferrari, 42esimo minuto, il Milan non affonda giustamente più, perché a me piace quando si ha rispetto degli avversari, rispetto. Non sopporto quando subisco io delle giocate come è capitato in qualche occasione, e ricordo che si è molto arrabbiato Costa Curta con Manoli per esempio a Firenze, sì, per essere stato irriso. Qui nessuno ha irriso, qui il Milan ha giocato. Viene avanti ora cuore di drago Paolo Maldini, attenzione all'appoggio ancora, dove può andare lui, Paolo Maldini che appoggia Seba, bella soddisfazione anche per Seba questa sera, lancio lungo dove c'è Zanetti che oggi ha sofferto tanto contro Serginho. Paolo Maldini, attenzione, cerca di giocare la palla, dovrebbe darla, attenzione, la dà a Roque Junior, splendido oggi Roque Junior, lancio lungo decisivo in almeno 3 salvataggi, uno strepitoso nel primo tempo. L'occasione che gli è stata concessa e che lui ha sfruttato come da gran professionista. Fuori gioco di Recoba, nettissimo, e poi c'è il salvataggio di Billy Costa Curta. Non si 6-0 risultato, neanche a gioco fermo, neanche, ragione Stefano Nava. Comandini al terzo su passaggio di Serginho, Comandini al 18 su passaggio di Serginho, giunti al 53, ottavo del secondo, su cross, su punizione che si è terminato in un cross, attenzione, un crampo per Billy Costa Curta. Shevchenko su passaggio identico al gol segnato a Lecce, pallone dalla sinistra e colpo di testa sotto la traversa. Shevchenko su passaggio dalla sinistra di Calazze nel gol più dell'est della storia del Milan, e poi Serginho a 10 dalla fine che si è incuneato come Mosè nelle acque del Mar Rosso tanti secoli fa. Viene avanti ancora il Milan, manca un minuto e mezzo, l'Inter ha smesso di giocare, viene avanti per forza d'inerzia il Milan, ora controlla la palla, attenzione con Recoba che però ferma la sfera. Recoba lavora la palla, l'appoggia a Coe, limite dell'area, potrebbe tirare Coe, appoggia Vieri, no, Recoba il tiro fuori di poco al 44esimo minuto, di poco il tiro. Con Maldini che è molto calmo, con Maldini che ora vuole che i suoi controllino bene, ma la palla era ben controllata dallo sguardo di Sebastiano. Speriamo che Collina sia impietoso e faccia chiudere presto la partita, sarebbero contenti secondo me tutti i milanisti e anche gli interisti in queste situazioni. Viene avanti Roque Junior, 6-0 per il Milan, Roque cade a terra per il fallo di Seedorf, 44-30. Io non parlo dell'Inter, parlo di un grande Milan, un Milan attento nella prima mezz'ora, ha sofferto un pochettino nel finale del primo tempo, ma poi è stato dilagante nella ripresa con i gol che piovevano. Chate scendi con i francesi, cane e gatto, per indicare una pioggia violenta, ed è stata proprio una pioggia violenta di gol incredibile. Oggi sembrava di assistere a un qualche cosa di irreale, mentre il Milan è stato strepitoso. Viene avanti ancora Calazze a terra, Gattuso ferma il pallone, attenzione ora Maldini deve darlo via, attenzione Maldini, non si è accorto che Calazze è dolente e c'è Calazze a terra per una botta di Seedorf, 45esimo minuto, e gliel'ha data, 6-0 risultato amici, hanno 7 giocatori, ecco una botta
sulla caviglia per Calazze, splendido anche oggi. È stato un Milan strepitoso, signori, un Milan indimenticabile in questa serata, unico come un fiocco di neve, Pessone, delicato come un ritratto di Degas, veramente eccezionale, è stata veramente... Pestone sul piede, Carlo, lo rivediamo nel replay. Ecco, sono dolorosi, eh? Sono dolorosi, eh. Pestone sui piedi, sulle dita dei piedi, molto delicate queste cose, però passa. Esatto, Luca, avevi da suggerire giustamente che questo schermo Inter 0 Milan 6 era un po' il simbolo, un po' di quell'8-3 per esempio, ma l'arbitro Collina chiude la partita adesso, un minuto solo di recupero, i ragazzi splendidi vincono 6-0 questo 248esimo derby, è stata una cavalcata strepitosa dei ragazzi di Cesare Maldini, di Mauro Tassotti, che hanno concretizzato al terzo con Comandini, al 18 con Comandini. Non c'è un migliore in campo, il migliore in campo oggi è stata la squadra, è stato il Milan, ma anche se te le più premia Serginho, è stato un Milan strepitoso, 6-0, un Milan perfetto, un capolavoro di Cesare Maldini, di Mauro Tassotti, Stefano Nava, a chiudere in fretta. Sì, in fretta, niente da dire, il Milan è stato grandissimo, un Milan che ha annichilito l'Inter, un Milan che si è mosso benissimo. Milan da ricordare, un risultato che se ne vedono pochi in un derby, soprattutto è un'emozione, è una foto questo tabellone, come dicevate, da tenere sul comodino, come quello dell'8-3 di te lo ricordi quello 8-3 contro l'Atalanta, Luca Serafini, che c'era la fotografia 9-3 della sull'Atalanta, c'era la fotografia su Forza Milan, e tu di Forza Milan devi mettere questo tabellone perché sono risultati storici contro un Inter, che a pari punti di classifica sembrava un Inter competitivissima. Io temevo molto questa partita, ma il Milan dopo tanti mesi vince in trasferta, perché non dimentichiamo, non vinceva a dicembre. Io non mi stancherei mai, ma io vi devo salutare, registrate questa partita, è una partita indimenticabile da tenere là nella vostra videocassette, nella vostra videoteca, là 6-0 dei ragazzi. Ricordo per chi si collegasse solo adesso, Comandini giunti, Shevchenko, Serginho, queste è la griff pesante, questi gli autori di questo splendido acquarello, di questo splendido quadro che hanno dipinto stasera i ragazzi che abbiamo visto, che abbiamo ammirato questa sera. Direi che tutto, la parola alla regia e bravi ragazzi di Cesare Maldini, di Mauro Tassotti, di Adriano Gagliani, di Arrigo Braida e del presidente Silvio Berlusconi.